Il governo intende intervenire per risolvere i problemi cronici della giustizia. Lo ha detto la senatrice Federica Chiavaroli, da pochi giorni nominata sottosegretario alla giustizia. I risultati ottenuti in Abruzzo sono molto importanti, ma bisogna lavorare per mettere mano seriamente alle criticità. E il ministro è d'accordo ad avere un dialogo sempre costante, ha detto la Chiavaroli. L'Abruzzo, dopo la nomina di Giovanni Legnini al CSM, vede dunque un'ulteriore rappresentanza nel delicato e fondamentale settore della giustizia. Ho già risposto con la relazione del governo, rassicurando soprattutto circa le carenze di personale su tutti i nuovi inserimenti che ci saranno nel corso del 2016. Io auspico che si possa andare avanti come già nel 2005, con un dialogo e un confronto, sebbene da posizioni diverse, che è il metodo che consente di raccogliere i frutti che sono stati raggiunti nell'anno 2015. Ecco, Legnini al CSM, adesso la sua nomina, insomma, l'Abruzzo è ben rappresentato in questo settore così delicato e importante. Ma io credo proprio di sì, io esprimo la soddisfazione perché intanto l'Abruzzo è di nuovo rappresentato anche al governo e questo credo che sia un risultato importante per tutta la regione. Ecco, il presidente D'Alfonso ha parlato di una squadra di parlamentari abruzzesi che sta lavorando bene per l'Aquila, per la ricostruzione, ma non solo, insomma. Ma il gruppo dei parlamentari abruzzesi ha sempre collaborato molto senza badare alle distinzioni politiche. Noi abbiamo avuto sempre al cuore il nostro Abruzzo. Io ho fatto il relatore della legge di stabilità e soprattutto il territorio dell'Aquila, così colpito dal terremoto, è stato sempre oggetto degli interventi concordati e condivisi tra tutti noi e ci ha consentito questo metodo di portare a casa i risultati.